Parole anche su Marina, che è la nostra vicepresidente ed è la candidata anche lei insieme ad Osvaldo, e quindi la persona mi che mi dissocio eletta... dalla foto che c'era nelle slide di Italo, che ha quei 10, forse 15 anni. Mi sa di sì. Non l'ho messa io, e quella l'ha presa. Sì, ma quella era uno scherzo fatto da capito. Stefano, buttato nella chat Telegram del gruppo fondatori. Maledetto, si è messo a verbale. Ok, quindi parlando di migrazioni, oltre a attività fatte all'interno delle scuole, ci sono comunque altre attività legate a pubbliche amministrazioni e enti che hanno deciso di migrare da office a LibreOffice. In particolare voglio parlarvi della migrazione del comune di Bari, migrazione che coinvolge circa 2000 utenti e ovviamente, come potete immaginare, non è una migrazione che si fa dall'oggi al domani e che si può strutturare andando un po' così per tentativi. Ci piace parlare di questa migrazione perché comunque è una migrazione che riguarda una realtà importante come appunto il comune di Bari. Questa migrazione rappresenta un grande momento di innovazione, è un progetto inserito direttamente all'interno dell'agenda digitale dell'ente, quindi comunque l'ente ha compreso l'importanza di un passaggio di questo tipo. Non è semplicemente disinstallare un software e installare qualcosa di alternativo. Chiaramente la migrazione aveva bisogno di qualche informazione aggiuntiva, era nata con l'idea, e grazie anche alla comunicazione che era stata fatta anche tramite la migrazione del progetto Libre Umbria, quindi quelle sono le prime informazioni che sono arrivate e quella era la prima curiosità che ha mosso l'ente. Poi chiaramente andando ad approfondire i concetti, andando quindi a vedere come organizzare il tutto, si sono effettivamente resi conto che una migrazione non è soltanto disinstallare qualcosa e installare dell'altro, ma ha un forte impatto su quelli che poi saranno i reali utilizzatori del prodotto, perché alla fine gli utenti coinvolti, come vi dicevo, sono circa 2000 utenti che si trovano anche in situazioni differenti, perché all'interno della migrazione sono coinvolti uffici differenti che hanno competenze diverse e che quindi hanno necessità completamente differenti. Quindi il primo motivo che aveva spinto sicuramente la parte dirigenziale ad affrontare una migrazione era sicuramente il concetto economico. Poi, approfondendo invece gli altri aspetti, si sono resi conto che sì, effettivamente i tagli alla spesa sono sicuramente un concetto da non sottovalutare, ma in realtà il valore aggiunto che poi arriva e che torna all'ente è molto, molto maggiore. Basti pensare comunque a tutta la possibilità che poi c'è di fare formazione all'interno del proprio ente, quindi di riportare la conoscenza all'interno dell'ente. E in quest'ottica il progetto è stato strutturato anche in modo più completo, più corposo. Quindi la scelta è ricaduta sì su una migrazione che si avvalesse comunque delle indicazioni, dei protocolli sia di migrazione che di formazione della fondazione, però poi rendendosi conto di non avere tutte le competenze necessarie per poter lavorare in modo adeguato internamente, l'ente ha comunque deciso di rivolgersi a del personale che fosse comunque personale certificato dalla fondazione.
Quindi sì, io oggi sono qui effettivamente in duplice veste perché questa migrazione è stata effettivamente curata da Studio Storti. Quindi vi dicevo, la scelta è stata comunque ben ponderata, si è riusciti a organizzare il progetto di migrazione cercando di calare sulle necessità, quindi sulle reali necessità dell'ente, quello che è il protocollo di migrazione e di formazione della fondazione. E ovviamente i vantaggi economici ci sono e sono ben noti, ormai è stato detto più volte, sappiamo tutti quanto vanno ad influire sui bilanci degli enti i costi di licenza, quindi sicuramente c'è stato un risparmio notevole che possiamo stimare, stando anche, come dire, molto, molto stretti su quello che è il reale risparmio. Si parla comunque di un risparmio nei 5 anni intorno a 75.000 euro, ma in realtà poi andando poi a valutare correttamente i reali costi di licenza e i vantaggi che tornano all'ente, in realtà poi il vantaggio economico è molto più alto. Comunque diciamo che cercando di non sparare troppo alto, dire che il risparmio si aggira sui 75.000 euro lo si può fare senza alcun dubbio. E ovviamente questo è un altro dei vantaggi che si ha passando da un prodotto proprietario a un prodotto come LibreOffice. L'ente aveva bisogno di effettivamente liberarsi da quelli che comunque erano i vincoli portati da un prodotto proprietario. Pensate a problemi di interoperabilità dei documenti e del parco documentale esistente, pensate a problemi con software di terze parti, poi tra poco vi darò qualche dettaglio in più su questi aspetti, però sicuramente l'attenzione ai concetti di interoperabilità, l'attenzione anche a problematiche anche di tipo legale connesse all'utilizzo di font con licenze particolari e vincoli legali particolari. Con la migrazione c'è stata anche la possibilità di andare a ristrutturare quello che era il quotidiano flusso di lavoro dei dipendenti. Si è lavorato molto anche sull'introduzione di nuovi modelli per i documenti, perché comunque l'occasione è quella giusta. Visto che si deve ristrutturare il processo di lavoro, si cerca di andarlo a riorganizzare anche facendo poi attenzione a quella che sarà l'interoperabilità dei documenti prodotti. E vi dicevo, lavorando con un numero così grande di utenti, ovviamente non si può andare a sottovalutare tutta quella serie di problemi legati alla resistenza al cambiamento. Avevamo comunque di fronte utenti abituati ad utilizzare Office da sempre e che quindi semplicemente non volevano cambiare prodotto. E avevano bisogno che fosse gestito in modo accurato tutta quella serie di problematiche connesse alla resistenza al cambiamento. E ovviamente, come suggerisce il protocollo, la comunicazione è l'unico mezzo per cercare di risolvere questi problemi. Quindi comunicazione che però deve essere strutturata e organizzata su due filoni. Bisogna comunicare con gli utenti e fargli sapere che cosa li aspetta durante una migrazione, e bisogna comunicare con i dirigenti
per fargli invece capire quali saranno dal loro punto di vista le modifiche in corso, le novità in corso. Quindi la comunicazione è uno di quegli aspetti fondamentali, di quei momenti del protocollo di migrazione che effettivamente non va minimamente sottovalutato. Quindi sì, quando effettivamente si cerca di comunicare in rete allo sfinimento ogni piccola novità e ogni piccolo progresso, c'è un motivo, e non è solo per far rumore, ma è anche per far sapere che si sta andando verso la direzione giusta. Avendo a che fare con gli utenti, bisogna, e questo è un altro di quei pilastri fondamentali, bisogna sempre ricordarsi che poi saranno loro ad utilizzare il prodotto, e quindi bisogna fare attenzione a quelli che sono i loro reali bisogni. E in questo caso c'è stato chi magari aveva bisogno di avere una formazione mirata perché si trovava in difficoltà con il nuovo strumento, anche semplicemente perché non trovava magari la funzionalità nel menu dove, il classico, scusate, ma questa ormai è la solita barzelletta, non trovo il formato della pagina. In Office è sotto file, ma è il formato della pagina, quindi a logica il mondo lo mette sotto menu formato. Però questo è ad esempio uno di quei piccoli scogli che basta, ci si mette veramente un secondo a far presente un aspetto di questo tipo agli utenti, ma in questo modo l'utente non si sente lasciato allo sbaraglio. Quindi in alcuni casi c'era bisogno di ascoltare l'utente, tranquillizzarlo e fargli capire che le cose ci sono e funzionano tutte. In altri casi abbiamo avuto anche noi un vantaggio, perché ci sono stati degli utenti che magari utilizzavano delle funzionalità specifiche e quindi ci hanno anche proposto delle migliorie da poter apportare al prodotto stesso. Quindi questo è anche il bello di avere a che fare con un prodotto libero come LibreOffice. Ovviamente, ancora una volta, il protocollo di migrazione include anche tutti gli aspetti legati alla formazione, cioè addirittura un secondo protocollo specifico per la formazione. E la formazione che è stata organizzata e strutturata all'interno del comune di Bari era, come da protocollo, specifica per quelli che poi sono diventati i formatori interni e per l'altra tipologia di utente che invece deve seguire di più gli aspetti tecnici e di quindi gestione del prodotto e installazioni future e quindi tutti gli aspetti di assistenza del prodotto stesso. E quindi in questo caso sono stati strutturati due diversi programmi di formazione mirati e che poi hanno permesso di formare una decina di tecnici interni più o meno una ventina di utenti che oltre ad essere tecnici in realtà erano anche inizialmente spintaneamente proposti per diventare i formatori, ma che in realtà poi alla fine del percorso di formazione non sembravano così scettici nel doversi trovare poi dall'altra parte del tavolo a cercare di spiegare poi come effettivamente si utilizza il prodotto ai colleghi. Quindi ancora una volta protocollo di formazione applicato all'interno dell'ente. Vi accennavo prima alla questione dei fornitori esterni. Se nelle scuole ci possono essere alcuni problemi, quando si ha a che fare ovviamente con i fornitori all'interno di una pubblica amministrazione, potrete immaginare che i problemi si amplificano all'impossibile. In alcuni casi avevamo semplicemente dei prodotti che non supportavano minimamente il formato DF e quindi lì c'era bisogno intanto di trovare il fornitore e riuscire in qualche modo ad interagirci per capire poi che per fargli capire che c'è uno standard utilizzato ormai da moltissimi enti, anche governi
esterni e che effettivamente l'ODF non era qualcosa inventato da quelli strani di LibreOffice, ma è effettivamente una risposta tutta alla stragrande maggioranza dei problemi di interoperabilità che esistevano finora. Quindi lavorare con i fornitori esterni è sicuramente uno di quegli aspetti che ci ha fatto dormire meno sonni tranquilli, però anche in questo caso, oltre a lavorare sul formato, oltre quindi a cercare di lavorare a livello di comunicazione con i fornitori esterni, sono sicuramente fermamente convinta che ci sia bisogno di lavorare anche in modo più strutturato, magari anche a livello di fondazione, per far passare il messaggio che c'è un formato, che è il formato ODF, che non è per forza il formato da utilizzare con LibreOffice. Ormai lo sapete, il formato è supportato da altri 139 software oltre LibreOffice, quindi ODF deve essere la risposta, e lì c'è bisogno però di interagire con i fornitori esterni, non soltanto magari come piccolo ente o come anche grande municipalità che ha deciso di adottare un prodotto, ma sarebbe bisogno di lavorare in modo più completo e in modo più collaborativo anche con altri enti e magari anche a livello centrale. Quindi lì il lavoro da fare è sicuramente ancora molto lungo, e per adesso la soluzione è lavorare di caso in caso, di immigrazione in immigrazione, e sperare che dall'altra parte ci sia un fornitore che abbia voglia di collaborare, che abbia voglia di lavorare in modo produttivo. Le installazioni sono in corso, per la fine dell'anno il programma di marcia stabilisce che si dovrebbero migrare più o meno il 75% delle postazioni, quindi siamo nella fase di deploy. È stato inizialmente fatto un progetto pilota che comprendeva più o meno un centinaio di postazioni, che in realtà non erano specifiche di un ufficio soltanto, ma andavano a coprire un po' tutte le varie realtà presenti all'interno dell'ente. Quindi da queste prime 100 postazioni si è poi passati con il deploy chiaramente massivo e centralizzato per fare l'installazione della suite anche sulle altre. Quindi in questo momento siamo nella fase di deploy massivo all'interno dell'ente. Ok, avrei finito. Se avete altre domande e curiosità sono qui, altrimenti mi trovate anche in giro il resto della giornata. Passo la parola a Enio.